Benvenuti al settimo tutorial sul linguaggio PHP. Se sentite un rumore un po' di sottofondo è il ventilatore perché fa veramente troppo caldo. Oggi in questo tutorial spieghiamo il ciclo while e nel tutorial successivo spiegheremo il do while. Allora, il ciclo while viene usato per ripetere una serie di istruzioni finché è verificata una determinata condizione scritta da noi. Immaginiamo, dichiariamo una variabile contatore e la inizializziamo ad 1 e vogliamo stampare una scritta. Vogliamo stampare il valore di questa nostra variabile contatore e a fianco lasciamo uno spazio e una scritta, lol, e poi andiamo a capo. Quindi echo valore della variabile contatore, punto, quindi a fianco. Uno spazio, scritta lol e poi andiamo a capo per non scriverlo tutto sulla stessa riga. Questo vogliamo stamparlo finché la variabile contatore è minore di 10. Quindi, finché la variabile contatore è minore di 10, dobbiamo stampare questa scritta. Questo finché la variabile è minore di 10 si scrive semplicemente aggiungendo il while. Quindi while, condizione, istruzioni. Per chi ha visto i tutorial sul linguaggio C, questi costrutti li sa già, questi cicli sono esattamente uguali. While vuol dire proprio dall'inglese finché, quindi finché vale 10, finché è minore di 10 scrivi questa scritta. Naturalmente la variabile contatore deve essere aumentata di 1 ad ogni volta che scriviamo una scritta, ogni volta che stampiamo la nostra stringa, e quindi contatore più uguale 1, quindi aggiungiamo 1 a ogni blocco di istruzioni. Contatore aumenta di 1 finché è minore di 10, quindi finché arriverà fino a 9. Una volta arrivata a 10 uscirà dal ciclo while e stampiamo la scritta fine ciclo, mettiamo la F maiuscola, andiamo a provare, appunto 1 2 3 4 5 6 7 8 9, fine ciclo. Quindi ha iterato, ogni iterazione ha aumentato la variabile contatore di 1, partendo dal valore iniziale che era 1, finché è stata minore di 10, ha scritto la nostra stringa e poi è uscito dal ciclo e ha stampato echo fine ciclo. E questo è il ciclo while. La differenza tra il while e il do while la spiegherò nel tutorial successivo, quindi vi rimando al tutorial numero 8.